Le skin di Halloween di Fortnite sono veramente tantissime, ce ne sono davvero davvero tante tra cui scegliere, ma oggi mi stavo chiedendo, ma quali sono le migliori skin di Fortnite su cui spendere i propri V-Bucks? Chiaramente in riferimento al periodo di Halloween. Ed è proprio ciò che andremo a vedere in questo video. Infatti faremo la top delle skin di Halloween, dalla peggiore alla migliore. Ma prima vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella, altrimenti Faris verrà questa notte nel vostro letto per farvi vedere un bug per le skin gratis e un glitch per i V-Bucks. E detto ciò, via il cappello e fuori l'uccello. Vi spiego come sarà strutturato questo video. Ci saranno 4 gruppi di skin: le super top del top, quelle accettabili che ci stanno, quelle che insomma, cioè vabbè, e poi quelle che proprio mi fanno schifo. Quindi saranno 4 gruppi, non sarà una top di 27.000 skin, ma saranno 4 gruppi di skin. E anzi, direi di partire proprio dalla peggiore delle peggiori, che è chiaramente questo tizio qua. Non so il nome, non me ne frega niente, è bruttissimo. Io non lo so come possa piacere questa skin qua. Quindi non lo so, non ci metterei a parlarne più di tanto. A me fa proprio schifo, ha le gambine troppo piccoline, ha la testa da Big Bubble. Qui abbiamo un'altra skin che tra l'altro è uscita oggi nello shop, chiaramente. Quindi se volete shopparla, Coggio Sport un creatore OTPFI per non fare i finocchi. Chiaro che non mi piace tanto, che è tipo una tipa che è una diavoletta, che si trasforma in una diavoletta. Cioè, non lo so, mi sembra troppo semplice, capite? Cioè, sempre stando in tema diavolette, anche questa skin. Vi ricordo che questa è la classifica secondo me, di conseguenza voterò le skin secondo me. Quindi magari alcune a voi piaceranno un sacco, ma io non sarò come quegli youtuber che fanno finta che tutte le skin siano bellissime secondo loro, in modo da piacere a tutti. Ma io dirò, questa skin non mi piace, non la indosserei mai. Quindi non mi piace. E poi abbiamo lui, il cowboy del Far West. Non mi è mai piaciuta questa skin, vi devo dire la verità. Quando c'è stato l'evento di Halloween pensavo chissà che grandi skin avrebbero messo, in realtà poi c'era questa. Dopodiché proseguiamo con lo spaventapasseri femminile. Ora, lo spaventapasseri femminile ci sta, ma non è tanto figo quanto quello maschile secondo me, per un motivo che vi spiegherò dopo. Quindi in ogni caso ho messo questa skin qua. Perché l'ho messa tra le skin di Halloween? Perché comunque penso sia una skin paurosa per lo più. Quindi in realtà, boh, non so se sia di Halloween o meno, io l'ho messa nel dubbio, poi vabbè. Poi abbiamo questa skin qua. Questa, io non vedo la differenza tra questa skin qua e il cowboy che è uscito 5 season fa, 6 season fa. Cosa cambia? È una mummia. L'unica cosa che cambia è che questa è una mummia. Basta. Non mi piacciono. Se fosse stato completamente una mummia, magari sarebbe stato diverso. Ma così, boh. Per finire, il meno peggio dei peggiori, questa skin qua. Questa skin qua non sapevo dove metterla. E forse è un po' a metà tra le meno peggio e quelle. Perché, non lo so, è spaventoso, è inquietante, ha tante cose fighe, ma al contempo stesso mi sembra una skin così semplice con questa vestaglia. Cioè, boh, non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa. Adesso passiamo nella fase delle skin di Halloween. E io direi di andare avanti subito con questa skin qua, che è uscito nel pack da 3 skin e ha 2 stili. Non cambia nulla tra i due stili, praticamente io non ho capito cosa cambi. Ed è un semplice ragazzotto con una maschera e con... sembra una specie di fusione tra il ghoul troop, tra lo skull trooper e Albo. Non lo so, questa skin io non l'apprezzo, cioè non mi piace, è troppo sempliciotta. È un ragazzo con una maschera, bah, niente di che. Non è che se ci metti il colore viola allora diventa una skin di Halloween. Poi abbiamo la bambolina di Pezza, che ha 2 stili. Uno senza la testa enorme e uno con la testa enorme. Quello senza testa enorme mi fa letteralmente schifo, l'altra mi piace un bel po' di più. Ma la cosa che più mi piace di questa è il suo back bling, che è una pupazzina di Pezza, ed è fighissima secondo me. Questa skin comunque ci sta se non avesse quei capelli. Se avesse avuto i capelli lunghi, boy, tipo Samara, boia, mi sarebbe piaciuto un sacco. Ma così coi capelli corti, a me proprio le tipe coi capelli corti no, quindi questa skin no. E per finire, la migliore delle 3 skin di Halloween è la tizia con la faccia da teschio, con le rose e i fiori. Secondo me questa è la skin più bella del pacchetto da 3.
non so perché mi piace di più, forse per le rose, per tipo i rovi, le spine, gli spini, tutte queste robe qua, i fiori, ma è veramente veramente fighissimo, a me piace. È il migliore, però rimane sempre una skin rispetto a tutte quelle altre che vedremo andando avanti con la classifica. Poi abbiamo lo spaventapasseri. Lo spaventapasseri è figo per un semplice motivo, perché durante le vecchie season tu potevi veramente fare la T-pose con questa skin e certa gente ti confondeva, o potevi fare la posa cactus e certa gente ti confondeva con un vero e proprio spaventapasseri, perché avevi il cappello soprattutto, perché la skin femminile non ha il cappello e quello magari ti portava a pensare che era una skin. Invece gli spaventapasseri nella vecchia mappa di Fortnite avevano proprio il cappello e quindi era facile confonderti. Questa skin qua io l'ho shoppata, costa 15 euro, è una skin niente male, tipo un caprone satanissimo, ma quello che mi piace di più è il back bling. Il back bling suo, che è questo cerchio viola, è la cosa più bella in assoluto, il mio back bling preferito. Mi ricorda gli illuminati, mi ricorda il cerchio del mago nero e della maga nera di Yu-Gi-Oh, mi ricorda troppe cose satanissime, quindi questa skin mi piace, nel senso solo per il back bling. Per la skin in sé non è male, è figa, ma non è una di quelle skin che io indosserei. E soprattutto non è niente a paragone di quelle che vedremo. Questa è una skin che deve ancora uscire ed è una specie di fantasma con una vestaglia. Assomiglia tantissimo al cowboy che abbiamo visto nella serie di skin che fanno E questa però mi piace tanto, mi piace perché ha le unghie lunghe, mi piace perché è tipo ha quell'azzurrino da skin fantasmica, non so, questa mi piace molto di più rispetto al cowboy di prima, non so, decidete anche voi se preferite questo oppure quello di prima, io preferisco tantissimo questo. E per finire anche qui abbiamo l'ultima delle skin ed è il cavaliere senza testa o con la testa da zucca, come cavolo si chiama, so che c'è un nome particolare ma non mi ricordo. E lui mi piace, ma anche lui si trova a metà tra la serie delle skin carine e la serie di skin non saprei dove collocarlo con esattezza, è un po' una via di mezzo perché mi piace ma non troppo. Secondo me se al posto della testa azzurra gli avessero fatto la testa dentro nera con una candela dentro sarebbe stata la fine del mondo. Però non è tanto la testa di zucca quanto tutto il resto, che è praticamente il corpo del corvo però riconvertito, ed è questo che non mi è piaciuto, perché è veramente il corpo del corvo. Cioè no, proprio no. E partiamo quindi con la serie di skin carine. Io direi che al primo posto abbiamo sicuramente Dante. Anzi, all'ultimo posto. Dante è una skin che ricorda tantissimo la Dia de Muertos spagnola o brasiliana, o dove si fa questa roba delle Dia de Muertos. In ogni caso è fighissima come skin, ci sta una vita, mi piace, è luminosa, è spaventosa, ci sta. Poi abbiamo il Ghoul Trooper maschio, il cervellofilo, cervellotico, che cazzo, gli hanno aggiunto il nuovo stile. Senza il nuovo stile sarebbe stata subito messa nelle skin di merda. Invece col nuovo stile si salva e quindi l'ho alzato di posizione e mi piace parecchio tanto, ma chiaramente la Ghoul Trooper è sempre meglio. E poi abbiamo lo Skull Trooper, chiaramente, che ripeto, prima non mi piaceva tanto, gli hanno messo il nuovo stile e lo trovo figo. Cioè il Ghoul Trooper, lo Skull Trooper col nuovo stile mi piace, è figo, secondo me è il migliore dei suoi stili, secondo me. Quindi ci sta. Un attimo prima dello Skull Trooper c'è la Skull Trooper femmina, che a me piace molto di più dello Skull Trooper maschio, soprattutto perché costa di meno. Se avesse avuto anche lei lo stile bianco sarebbe stata la fine del mondo, ma purtroppo non ce l'ha. E poi abbiamo i calciatori zombie. Ho scelto di mettere l'immagine solo di lei perché lei mi sembra la migliore delle calciatrici zombie. Ci stanno una vita, mi piace che hanno la mascella distrutta, quindi tipo si muove, e è veramente una skin niente male. Ci stanno, ci stanno. Poi abbiamo questa skin qua che deve ancora uscire, se non sbaglio. Deve ancora uscire e tra l'altro ci spoiler il fatto che ci sarà una nuova arma su Fortnite. Ma a parte questo, non lo so, questa skin qua mi piace nella sua semplicità, nel suo tutto. È una skin che mi piace un fottio, perché è una figa da paura che mi... No, i video di sesso sono di un'altra serie. Queste sono le top. E per finire, l'ultima delle skin carine, ma non troppo, è il squadra team leader orsacchiotto, questo qui. Mi piace tanto, mi piace davvero davvero tanto, e non è nella mia top delle skin preferite di Halloween, però è a metà tra le carine e le mie preferite. Quindi
È una fighissima skin questa. Ehi tu, desideri per caso tenere la rarissima skin Glow Wonder Honor? Purtroppo l'iconic non si può più riscattare. Devi sapere che vendo queste skin e a prezzi stracciati rispetto a certi siti che vendono la Glow addirittura a $49. E non solo, io ti offro anche grandi sconti per te ed i tuoi amici. Inoltre i primi 50 le avranno ad un prezzo ben più scontato degli altri. Sarebbe un peccato non aggiungere questa skin al tuo fantastico armadietto. Affrettati, visita il link in descrizione. E si inizia con la top delle mie skin preferite e si parte dalla versione femminile di Dante, che non so come si chiami, ed è la signora, diciamo, della Dia de Muertos. E questa mi ricorda tantissimo il tipo di gente che c'è nel film Coco. E mi piace tantissimo, mi piace molto di più della versione maschile, non so perché, questa è una delle mie skin preferite. È luminosa, è spaventosa, c'ha la rosa. Poi abbiamo lo Slenderman, skin che non ho shoppato, ma che secondo me è fighissima. È proprio un concept dello Slenderman e mi piace in entrambi i stili. Cioè, veramente, sia in uno che in un altro, questa skin è veramente, veramente fantastica. Non sono 100.000% sicuro che sia lo Slenderman, bastava solo che gli mettessero una pagina, una sola pagina, e avrei capito che fosse lui, però non lo so, ma in ogni caso è veramente una skin figa e mi piace tanto. Nella sua semplicità mi piace tantissimo. E andiamo alla top 4, perché adesso siamo arrivati alle top 4 skin più fighe in assoluto, e secondo me questo è il quarto posto. Questa skin è spaventosa. Ha le ranocchie, i vermi, le pozioni, la bocca con i denti enormi. Mi ricorda un po' Stranger Things, il Demogorgone. Cioè, veramente è fighissima sta skin. Questa è veramente una skin di quelle che dici, cazzo, è spaventosa. E boia se ci sta. Secondo me ci sta una vita. E al terzo posto, raga, io lo so che voi sapete cosa fa questa skin. Jack Gordon, non... Scrivetelo nei commenti, vediamo chi lo sa. Lo sapranno sicuramente in pochi. Lo sapranno sicuramente in pochi che Jack Gordon non... Chiaramente una delle mie skin di Halloween preferite. Non lo so, si vede che io ho qualcosa con gli smoking eccetera, e questa skin mi piace veramente, veramente tanto. Come lo Slenderman che c'ha lo smoking, io a quanto pare vado matto per gli smoking. Comunque lui è veramente, veramente una skin fighissima. La amo. Andiamo in top 2 e abbiamo la Ghoul Trooper. Sì, non ve l'aspettavate, la Ghoul Trooper in seconda posizione. Allora cosa ci sarà in prima? Boh, adesso lo scoprirete. Ma la Ghoul Trooper a me è sempre piaciuta come skin, e io l'ho sempre detto che se tornasse nello shop, è molto probabile che tornerà, perché gli hanno aggiunto uno stile che, come vedete qua, neanche c'è, perché si pensa che quello sarà lo stile OG ed è quella rosa e bianca. Comunque la Ghoul Trooper è una skin molto figa che se torna io la shoppo, non per la rarità, perché appunto perderà di rarità come lo Skull Trooper, ma perché mi piace tanto come skin di Halloween, quindi ci sta e non è niente male. E poi direi di andare al primo posto, e al primo posto, raga, troviamo una skin che deve ancora uscire, è liccata, ma a me, secondo me, è la migliore delle skin di Halloween, ed è la tipa Lupa Mannara, la strega Lupa Mannara. Mi piace troppo per tre motivi: primo è una strega, secondo è una Lupa Mannara, terzo è una figa da paura, quarto ha i capelli lunghi, cinque ha il cappello da strega. Quando io vedo una tipa col cappello da strega, basta. Vecchi, e c'ha anche l'emote integrata tra l'altro, quindi il top del top del top. Amo sta skin, basta, questa è la top skin. Vaffanbrodo. Fatemi sapere nei commenti la vostra skin preferita di Halloween. Detto ciò, ciao!